Monaco. La voglierà con me. E quando ce la sa picciare. Scampia, il quartiere della camorra, il quartiere della droga, il quartiere senza speranze. Si è anche parlato di maledizione di Scampia, perché chi vive qui difficilmente trova lavoro. Non è facile scrollarsi quel marchio da delinquente che ti lascia addosso. Scampia è nota per lo spaccio di droga, per le sparatorie, per i morti nelle strade. Scampia ha sconfitto tutti, gli architetti che l'hanno progettata e le istituzioni che hanno cercato di amministrarla. Ma Scampia è anche molto altro. Ci sono le 50.000 persone che vi abitano. Storie di riscatto personale, storie di lotta per la sopravvivenza, di voglia di cambiare, storie di impegno quotidiano. Io abitavo in Viale della Resistenza, però all'8M. Isolato D, scala 1, interno 1205, dodicesimo piano, a piedi, per 20 anni. A Scampia c'è chi ha scelto di occupare un negozio per tirare avanti con la sua famiglia. Chi dopo una vita in carcere si è dato all'impegno sociale. Chi vive nelle vele, in attesa di un futuro migliore. E chi ha scelto la politica per cambiare le cose. Hanno vite diverse, ma sono tutti accomunati dal quartiere, che chiede ogni giorno scelte difficili. Beh, tu vedi gente che cammina, che si incontra, guarda, tutto vuoto. Cioè, quando fai delle strade così, ma... Cioè, la gente come fa a s'aggregare, come fa a incontrarsi? Ah, prendiamoci un caffè. Siamo gente di parcheggio. Noi siamo gente parcheggiata. Già le vele in costruzione erano stabili di parcheggio. Qualsiasi calamità naturale succedeva, automaticamente tipo terremoto, quello che venivano messe persone qua. Al massimo stare 6 mesi e poi essere smistati, avere casa e roba varia. Sono 25 anni che le persone stanno qua dentro. E penso che ci sia una bella differenza tra il massimo di 6 mesi all'esagerazione di 25 anni. Persone ci sono morte qua dentro. Bambini ci sono morti. Bambini che sono caduti dai ballatoi sono morti. Abbiamo concluso qualcosa. Siamo ancora qua. Sai, questi erano dei negozi che il comune voleva dare in affitto a persone per il commercio. Sono stati abbandonati per circa 8 anni, 9 anni. Quando hanno visto che noi siamo entrati, li abbiamo occupati, gli abbiamo dato un po' di dignità, li abbiamo puliti, hanno cercato di buttarci fuori per far vedere che loro, questi negozi servivano per un centro commerciale che stanno creando più avanti e che era una zona riqualificata. Ma in realtà era solo una presa in giro per far vedere a qualcuno che loro, stavano facendo qualcosa per i quartieri di Marianella, Scampia. Ma in realtà non serve a nessuno perché sono posti chiusi, abbandonati, non ci passa nessuno, capito? No, questo è il problema. La disoccupazione giovanile è al 50%, il lavoro è la preoccupazione principale. Guarda, gli orizzonti sono pochi perché appunto la mancanza di lavoro, la mancanza di strutture e infrastrutture, le possibilità è fare il muratore, fare il salumiere. Qualcuno magari diventa pure ragioniere, ma se andiamo a vedere le percentuali sono bassissime. Cioè io le vedo molto ridotte, la maggior parte della gente è quasi arrangia, forse il 50% che fortunatamente lavora perché c'è il posto dagli anni 70, 75, anni 80. C'è un'altra parte che la mattina si sveglia e si apre le bancarelle come hai visto qua nel mercato, cioè cercano di fare piccole attività per sopravvivere.
Io purtroppo so che le mie possibilità di avere un bigione di 250-300 euro al mese non c'è, perché ho tentato più di una volta. Se tu pensi che io in 10 anni di matrimonio ho cambiato 4 case, riusciva a starci un anno, 2 anni, e poi dopo doveva cambiare perché il pigione non riusciva a pagarlo, nascevano i problemi, l'ufficiato giudiziario. Allora a un certo punto io mi sono dovuto poi adattare a questa situazione, però valla a spiegare ai bambini che questa situazione è dovuta principalmente da me, perché non c'è un lavoro, non riesco a trovare niente. La malavita spesso è la scelta più facile, quel lavoro non manca mai. Dire di no diventa quindi sempre più spesso solamente una questione morale. Vivere in un quartiere laddove la sola offerta di lavoro ti viene dalla parte marcia della società, e io non lo so poi le persone per bene per quanto tempo possano resistere a non mangiare oppure a non andare avanti e quindi a rimanere persone per bene. No, la camorra, la mafia, è una scelta che ognuno di noi, ognuno di una persona fa, ma non che loro vengano a bussare alla porta tua e dicono noi siamo la camorra, vieni a fare con noi, cioè non so se mi spiego l'idea. A Scampia è così, secondo Iane è così, perché? Basta solo che ci puntano il dito e siamo abbandonati? Dice no, nelle vele, l'immondizia, la gente che vende la droga, beh, ma avranno i loro motivi, se c'è la gente che vende la droga, avranno i loro motivi. Perché non c'è niente, non c'è niente. Quando sono uscito dal carcere ho avuto delle difficoltà oggettive, non è che ho trovato l'assistente sociale o il comune, ho trovato delle persone che purtroppo magari sanno che cosa è il dolore, perché prima loro sono stati in carcere e mi hanno aiutato. Voi li chiamate camorristi, io non lo so come definirli. A me mi hanno aiutato, quindi posso dire, ma non solo a me, c'è comunque un filo sottile di solidarietà. Ci aiutiamo da soli, in senso che esce la giornata, guadagni 20, 30, 50, niente. Vai dal fratello, dalla sorella, dall'amica a fianco, perché questo, ecco, anche questa è Marianella vicino a Scampia. Quando non c'hai niente vai dall'amica a fianco, non c'è problema, non ce ne sono. La politica sembra aver dimenticato queste persone. In campagna elettorale le promesse si susseguono, ma all'atto pratico Scampia è abbandonata a se stessa. Io non ho problemi a mettere a nudo i peccati istituzionalmente, anche facendo parte della maggioranza che amministra la città di Napoli. C'è da sottolineare una città che vive dei grossi problemi. C'è anche da sottolineare le poche finanze a disposizione da parte del governo centrale, chi per esso sia il governo centrale. Evidentemente però devo anche affermare con tutta franchezza, e nessuno me ne voglia, quello che è la realtà. Non c'è nell'agenda politica della città di Napoli Scampia come periferia. Le difficoltà però non spingono gli abitanti a lasciare il quartiere. C'è quasi rassegnazione in queste persone, ma la rassegnazione non spegne la speranza che un cambiamento sia ancora possibile. Anche a me stesso ho trovato una pagina, perché non te ne avrai via da Napoli, sei una persona intelligente, me lo consigliavano gli operatori del sociale a me. E cioè, scusate, ma se tutte le persone intelligenti se ne vanno, io non dico di essere intelligente, io lo dicevano loro, ma se tutte le persone intelligenti se ne vanno, allora non cade mai niente. Quelle sono proprio persone intelligenti che devono restare qua e fare il processo di cambiamento, secondo me. Allora Scampia per San Giovanni, Scampia per Marianelle, Scampia per... Mi resto qua, se uno fa una decisione la fa vera, allora o parti, dimentichi il passato, Napoli e tutto, e vai fuori e incominci una nuova vita, ma altrimenti è inutile cambiare, io cambio da qua per andare dove? Perché andarmene? Si può fare qualcosa per Scampia, ma perché me ne devo andare? Perché la gente è sbagliata? No, non è così. Periferia, secondo me a Scampia c'è molta energia, molti giovani che secondo me possono veramente fare tanto.
c'è proprio la voglia, secondo me, da parte soprattutto di chi è nato qua, perché molta gente non c'è nata e voleva abitare dopo, essendo un quartiere giovane. Invece molti ragazzi di 15-16 anni ci sono nati e se lo rivendicano il quartiere, lo amano. Guarda, guarda. De Rosa, Miele, metti di questo. Di là, voglio. Rosco, fai di là. In un quartiere con il tasso di abbandono scolastico fra i più alti d'Italia e dove solo lo 0,6% della popolazione arriva alla laurea, l'Arci Scampia ha portato a giocare sul suo campo oltre 5.000 ragazzi, facendo dello sport anche un insegnamento di valori. Come il campo è fusco adesso? No, tutti 11 ruoli, non ci sono. Rust, circa ma senza tiro. Mo gastu, gangora ca, ancora bene, senza cerca. Ragazzi chiedono di uscire fuori da questa società, da questa, cioè, no, da questo tipo di ambiente. E qual è la cosa migliore oggi di essere, diventare calciatore? A Scampia è difficile trovare luoghi di aggregazione, è difficile fare sport, ma soprattutto è difficile rimanere fuori dai guai, specialmente se si è giovani. Ma ci sono delle eccezioni a questa regola, come l'Arci Scampia, una scuola calcio davvero fuori dal comune. L'Arci Scampia nasce nel 1986, per cui siamo ormai già 20 anni. Tanti anni fa avevo ancora i capelli, io, è passato il tempo. Ed è nata perché eravamo un gruppo di amici, io ero arrivato a Scampia da poco tempo e siccome tutti quelli che poi hanno fatto vivere e crescere l'Arci Scampia, pensavamo che, come dire, nella vita di un uomo casa è ufficio e ufficio è casa, è una cosa che non basta. Attraverso il calcio riusciamo a arrivare, diciamo, alla loro testa, perché l'essere convocati, l'essere, diciamo, visti in determinato modo da noi istruttori riesce a farli interagire con noi. Quindi noi riusciamo a parlare con loro e abbiamo la presunzione, diciamo, di mandare dei messaggi sani, messaggi utili per poter affrontare questa società. Gli allenatori dell'Arci Scampia ricoprono un ruolo molto delicato. Sono al tempo stesso istruttori, educatori e modelli di comportamento. Basta andare a vedere gli allenamenti di una delle loro squadre per capire come i ragazzi siano fieri di poter vestire quella maglia. Soprattutto l'impegno sociale. Noi siamo in circa 12-15, nessuno percepisce niente, tutti danno e ricevono dai ragazzi. Quindi il sogno bello per cui dura è questo. La scuola calcio nasce innanzitutto per cercare di tirare fuori quanto più possibili ragazzi dalla strada, dargli un'opportunità, dargli la possibilità di stare insieme ad altri ragazzi che socializzare in modo tale da aiutare sia i ragazzi che i genitori che vogliono tenere i ragazzi in casa per paura che in strada succedano tante cose. No, io credo che solo il volontariato può fare una cosa del genere. Altre organizzazioni sarebbe molto difficile perché in effetti il tempo che noi dedichiamo a questi ragazzi è molto, a volte lo togliamo alla famiglia, però ci viene ricompensato. Io incontro ragazzi che oggi hanno 20-25 anni, mi salutano per strada, mi chiamano ancora mister e vogliono sapere come va la scuola calcio, io domando come va a loro. Ed è una grande soddisfazione vedere che comunque sono cresciuti ragazzi per bene, lavorano, hanno trovato una soluzione alla loro vita, in effetti.
è servito qualcosa, un qualche messaggio è arrivato, non è che è tutto tempo perso. L'Arci Scampia rappresenta la speranza di trasmettere dei valori a questi ragazzi. Il rispetto delle regole li aiuterà ad affrontare il mondo che li aspetta. Qua è una scuola di vita, qua l'impegno che hanno preso in questa scuola calcio è una cosa bella. Loro lo fanno per il sociale, loro non lo dicono per modestia, no? Ma qua in questa scuola calcio sono parecchi bambini che non pagano nemmeno la retta. Loro lo fanno solo per togliere bambini dalla strada, per dargli un futuro, cercare di dargli un futuro. I ragazzi scandinavi sono ragazzi in gamba e loro ce lo dimostrano costantemente. In questi 20 anni abbiamo vinto di tutto e di più. Ma non è tanto la vittoria sportiva fine a se stesso che è importante, ma è come dire, l'affermare una educazione sportiva nella Campania e non solo, in tutta la regione e non solo. È avere l'ammirazione e l'apprezzamento un po' dell'ambiente calcistico, delle scuole calcio in generale. Io credo che quando si nomini Arci Scampia si sa che è un luogo, è un posto dove i ragazzi fanno un'attività sana e che dimostrano che a Scampia si è bambini e si è ragazzi come in qualunque altro quartiere del mondo. Rimane certo la consapevolezza dell'ambiente che li circonda, delle facili scorciatoie per fare soldi, per comprarsi vestiti alla moda, il motorino, per ottenere status symbol. E poi ci sono ragazzi che appartengono a famiglie difficili, anzi difficilissime, famiglie dove i genitori non sono presenti, hanno problemi di droga, hanno problemi economici e di conseguenza non è che è una giustificazione, perché spacciare droga o fare qualche cosa illegale non è mai una giustificazione. Però comunque è un fatto sociale, un fatto che esiste qua in questa zona. Le storie che a noi restano molto nella mente sono quei ragazzi che noi riusciamo a far uscire fuori dalla famiglia e riescono a trovare un lavoro, riescono ad andare avanti e non perseguire magari la strada che ha fatto qualche genitore. Per noi questa è la soddisfazione più grande. Lo so che magari non doveva essere questa, però è questa proprio qui. Cioè noi abbiamo avuto dei ragazzi che appartenevano magari a determinati tipi di famiglie e la soddisfazione nostra è stata che questi ragazzi sono andati a scuola, hanno trovato un lavoro e sono usciti fuori. E questa è la cosa più bella per noi, che poi è il motivo per cui ognuno di noi fa qualcosa per l'altro. Ma le cose più belle, le vostre cose preferite di Scampia quali sono? Calcio! Calcio! La scuola calcio di Scampia. Qualcos'altro? Fuori dalla scuola? Giocare a pallone, cioè a palazzo. La cosa più bella comunale. La villa comunale. La villa comunale. Che cos'è la villa comunale? Dove c'è un calcio grande. Una cosa mi colpisce molto, molte persone sono convinte che noi diamo chissà cosa a questi ragazzi, in realtà è tutto il contrario. Sono loro che danno tanto a noi e io sono convinto che dopo 20 anni sono una persona molto più ricca, perché il rapporto con loro mi ha arricchito veramente molto. Salvatore! Davanti! Emanuele, sali in linea col centrocampo. Thank you.
Allora, qua ci troviamo nel salone del piano superiore del Gridas. È un centro sociale che si trova a via Monterosa, nel quartiere Inacasa, e dove Felice, con altri, fondò nell'81 questo centro culturale chiamato Gridas. Gridas vuol dire gruppo risveglio dal sonno. Ed è un riferimento preciso a quello che diceva Goya, che il sonno della ragione genera mostri. Allora, svegliarsi dal sonno vuol dire cancellare i mostri. Se dovessi parlare della gente di Scampia, sicuramente mi piacerebbe parlare di Felice Vignataro. Credo sia stato uno dei più grandi artisti di strada contemporanei, che è scomparso purtroppo presso a poco un anno fa. Qui ci troviamo appunto nel suo tempio, che è il Gridas, gruppo risveglio dal sonno, centro sociale nato nell'81 per sua volontà, centro di cultura dove si organizza il carnevale ogni anno per il quartiere, cineforum ogni settimana, è un vero vulcano di artisti, come dire, un centro nevralgico per quanto riguarda la cultura e l'arte a Scampia. Anche forse l'unico luogo di aggregazione che c'è a Scampia. Si è andata avanti con il Gridas, che subito si connotò come sua caratteristica con i murales. E si va verso questo mondo che è un mondo diviso tra nord e sud. Il nord c'ha i dollari, i soldi, e il sud caccia sangue. Però c'ha i piedi sotto, perché è un mondo che comunque cammina. Allora, vedi che un'immagine del genere da sola ti parla più di qualunque trattato sull'economia di adesso. Felice Vignataro è stato un artista tipico. È stata la voce dei diseredati. Ha portato il colore a Scampia. Nonostante tutti i problemi, poi non bisogna dimenticare che attraverso i suoi codici, attraverso le sue assurdità, comunque si conduce una vita, tra virgolette, normale. Normale, contestualizzando la parola normale per quel che è il nostro quartiere. Quindi non manca la voglia di continuare a vivere, di migliorare, di trovare nuove cose, nuove realtà. Ci sono stati murales, per esempio, fatti per ottenere qualcosa. Nella zona della 167 c'era un tombino otturato e si facevano sempre dei grandi pantani e i bambini non riuscivano a passare perché era sempre tutto quanto allagato. Allora Felice, su questo muro che affacciava su questo mare di acqua, dipinse una barchetta di carta con un bambino dentro che si rifletteva poi dentro all'acqua così. Il tombino fu aggiustato. Qualcosa allora forse si può fare. C'è chi ci ha provato con l'arte e chi ci prova con la musica. La 67 non è altro che la contrazione della 167, A sta per l'articolo, quindi la 167. Prendiamo il nome dal nostro quartiere, o meglio dalla legge dell'80 sulla riqualificazione del territorio urbano napoletano, quindi alla legge 167. Vabbè, la musica comunque è una scelta di vita a prescindere, credo, cioè è una strada che... Cioè ci deve essere, comunque bisogna essere mossi da un'enorme passione, perché comunque una vita è un percorso molto difficile. Ma guarda, la nascita degli anni 67 credo che sia un po' una conseguenza di questa percezione. In quanto da bambino ogni qualvolta nominavo Scampia, il fatto che io vivessi nella 167 di Secondigliano, la gente si spaventava al suo nome di Scampia, di Secondigliano. Quindi da lì è nato un po' questa sorta di scatto, no, in me, che poi ha portato alla nascita, se si può chiamare nascita, del progetto A67. C'è una voglia di riscatto,
che chiede soprattutto un cambiamento per i giovani. È una ricerca di alternative, il desiderio di creare prospettive di vita diverse, lontane dal degrado. Se il bambino di Scampia sogna di divenire il boss dopo aver visto il camorrista in televisione, scende giù al palazzo e vede il boss realmente, quindi c'è il grado di mitizzazione che va all'ennesima potenza, si spera, non abbiamo la presunzione, però magari si spera che magari un domani ci si sogna di imbracciare una chitarra anziché immaginarsi a vendere o a spacciare giù al palazzo. Un'altra attività che ha coinvolto moltissimo e che noi stiamo cercando di portare avanti con i nostri mezzi molto più limitati a disposizione sono i carnevali. E, il carnevale, dei carnevali Felice era particolarmente orgoglioso perché diceva che aveva creato una base comune. Aspettando a chi un sumando il bordello senza vivere, mi si mi sbatto e parlando a chi non mi sento più nessuno senza cuore, tutte macchine e persone hanno materita a sto tempo, so carne ossa vacante, so come chiese non bene a non credere di santo. Esce sola sotto la montagna, sente sto pensiera, sente come si ragna. Esce sola, tu non si magna, mette in mezzo il pane, una carezza compagna. Che cosa sono i carnevali del Gridas? Sono un momento di riflessione, soprattutto su quello che è successo durante l'anno. A noi più interessa sicuramente il ghetto mentale, nel quale l'abitante di Scampia dello Zen è relegato, e che è molto più grave forse del ghetto materiale. Di te manichi, e lasciami figlio nostro, senza regole. Quindi il negativo è la denuncia della mancanza di spazi, di questi palazzi che sono stati disegnati come se i palazzi che gridano contro i bambini e li tengono prigionieri, e invece poi anche lo stesso parco sporco, abbandonato, con i fiori che sentono la puzza, che stanno male. Poi invece abbiamo fatto altri due striscioni, perché abbiamo lavorato su tela, dipingendo su tela, altri due striscioni in cui si è rappresentata la speranza che invece il parco si ribelli, butti via da solo la spazzatura, mentre i bambini lo aiutano, i bambini vincono i palazzi e l'opposizione degli adulti, e quarto striscione è il parco dove dagli ombrelli che portano i bambini arrivano i colori che lo colorano, lo ripuliscono, per cui finalmente diventa il parco arcobaleno e ci si potrà giocare. Vogliamo, cambiamo il punto di vista! Mi piace perché ci stanno molte maschere, ci si truccano, ci stanno molti travestimenti. E soprattutto mi pare proprio che nel tema del carnevale, che era l'Odissea degli spazi, in questo momento abbiamo superato le colonne d'Ercole, ripigliando il discorso di Ulisse, e non siamo ancora affogati. Noi ci auguriamo di non affogare, di non finire nel Golgo profondo, ci auguriamo che questo sia un primo inizio. D'altra parte stiamo vedendo che intorno alle periferie, alla nostra periferia, stiamo raccogliendo anche altre periferie. Canna fa
stanno là, questa paura non vuole. Spara qua, spara là, sotto sta prepotenza. Chi aspetta, chi si fa, per un capiccio niente. Senza sì, senza no, piezza all'indifferenza, a soffrire e costrirla di mano malarinda. Sanna sta, canna fa, quando si brava gente, a morire, che ci va, basta che te la mente, basta che te la mente, quando si brava gente, non ne capi mai niente, non te morri per la pacienza quando si brava gente.